oggi è venerdì, se non sbaglio 27 maggio. Sono partito un po' tardi questa mattina, mi sono svegliato alle 5:30, pensavo di svegliarmi prima, beh comunque, partenza alle 6, sono già a 45 minuti che sto camminando. Come potete vedere mi sto inoltrando nel bosco, nella foresta attorno a Viterbo. Oggi ho scelto di fare un pezzo mai fatto, che è la variante Cimina, per andare a Vetralla. È un pezzo un po' più lungo, di circa 4 km più lungo, però ti permette di camminare tanto all'interno dei boschi, quindi fare sentieri coperti, delle piante fresche, perché la situazione climatica, temperatura è veramente complicata. Oggi il cielo è un po' coperto, ma ci sono già una ventina di gradi sicuramente, quindi restare all'ombra e camminare all'ombra aiuta a fare meno fatica. Eccolo lì, ho visto l'attacco che mi porta nel bosco dei Monti Cimini, che sono dei monti che circondano su un lato la città di Viterbo, che si è dimostrata sempre bellissima, ma purtroppo caldissima. Ieri siamo arrivati ai 32 gradi. Bene, signori, ci va, ci vediamo più tardi. Del pomeriggio di venerdì 27 maggio, ho superato Vetralla e sono arrivato a Capranica. Ho fatto quasi 27-28 km. Volevo fermarmi in questo stupendo posto che ho sempre attraversato perché è a metà tappa, fa parte della tappa che da Vetralla va a Sutri, e ho scelto di camminare fino alle 3 di pomeriggio per arrivare qui, perché è veramente posto particolare. C'è questa porta d'entrata e poi attraverso il paese, poi c'è una porta d'uscita e c'è un'altra porta là in fondo ancora d'entrata. Un paese di quelli incredibilmente belli, nascosti, che si trovano in Tuscia. Oh ragazzi, via Precision Foot, oggi venerdì, che mi ha fatto i nostri 27-28 km. Tra l'altro ho anche incontrato casualmente in un posto che si chiamano le Torri di Orlando, ci sono due torri antiche, i ruderi di tutori antichi in mezzo al noccioleto. C'erano due classi di una scuola elementare che erano in un percorso sulla Francigena. Mi sono fermato, ho raccontato loro il mio progetto e ho raccontato anche qualche cosa, qualche piccola storia relativa al cammino e quant'altro. Quindi anche oggi ho fatto la mia buona attività per la promozione della salute, del camminare. Mi raccomando, domani è sabato, poi c'è domenica, sembra che il tempo migliori un pochettino, approfittatene, fate due passi anche voi, che la salute porta salute, fa salute, e io vi saluto, ciao. Oltre, chiusura bruttissima, lo so.